Ciao ragazzi, qui Giuliano Danieli, come state? Spero alla grandissima. 5 minuti di silenzio perché mi è morto il cane, no scherzo. 5 minuti di silenzio per visualizzare manifesto. Leggete 5 minuti di silenzio. Iniziamo. Di cosa parliamo oggi ragazzi? Oggi parliamo di come distruggere le obiezioni durante la vendita. Allora, in realtà, ragazzi, non si tratta di distruggere le obiezioni, ok? Ma si tratta di capire come usarle per chiudere, ok? Allora, devi sapere innanzitutto che un'obiezione è sostanzialmente un intervento del cliente durante la trattativa. Quindi non pensate alle obiezioni classiche, ci devo pensare, costa troppo. Un'obiezione potrebbe anche essere: io magari sto vendendo una macchina elettrica, sto dicendo al cliente che magari quella macchina elettrica lì ha un'autonomia di 1000 km e il cliente magari mi dice: no Giuliano, ma non ci credo che questa macchina qui ha un'autonomia di 1000 km. Ma cosa mi stai dicendo? Ci ho guardato su quattro ruote, parlano di 850. Ragazzi, anche questo è un intervento al cliente più o meno a gamba tesa, che questa è un'obiezione, nel senso che lui obietta quello che io gli sto dicendo. A quel punto là io gli dico: ma senti Mario, ma per te se questa macchina facesse 1000 km, quindi 150 km in più rispetto a quello che tu hai visto, per te è la cosa interessante? Beh, certo che è interessante, 150 km in più su 850, insomma 8-16, quasi un 20% in più, un 18% in più, bene. E se io ti dimostrassi che questa cosa è vera? Ah, beh, sarei ben contento. Guarda, bene, perfetto. Vieni qua, accomodati. Ti faccio provare la macchina per 15 giorni. Quindi tu farai il pieno e scoprirai che anche se vai a 200 all'ora tutti i giorni, questa macchina farà 1000 km. Ok, quindi questo è un modo per smontare un'obiezione. Quindi il modo per smontare un'obiezione, intervento, nel caso in cui l'obiezione sia una sovrapposizione del cliente su quello che io sto dicendo, è fornire prove che vadano a confutare vuol dire mettere in dubbio quello che in realtà pensa il cliente. Vedete che io questa obiezione, più che distruggerla, la sto usando per chiudere. Partite sempre da questo concetto: quando un cliente vi fa un'obiezione, dovete usarla, quell'obiezione lì, a vostro favore. Non mettetevi sulla difensiva. Anche il cliente che vi dice costa troppo, non mettetevi sulla difensiva e cercate di gestirla quell'obiezione là per usarla per chiudere. Allora, prima di tutto, un'obiezione si gestisce avendo ben chiaro perché il cliente ci tira fuori quell'obiezione. Quindi questa è un iceberg, ok? Questa è l'obiezione che mi tira fuori il cliente. Qui sotto c'è il perché. Questa è la chiave, ragazzi. Dovete capire il perché. Perché mi dice che ci deve pensare? Me lo dice perché effettivamente il fatto di prendersi 10 giorni per riflettere fa parte del suo processo decisionale? Oppure mi sta dicendo che ci deve pensare perché si vergogna di dirmi che in realtà non hai soldi? A proposito di ci devi pensare, quanto tempo più o meno ti serve per capire se questo prodotto fa per te, questo servizio fa per te o non fa per te? Ah, guarda Giuliano, tipicamente mi bastano 7 giorni. Ok, a prescindere da questi 7 giorni che ti prenderai per riflettere, perché hai bisogno di 7 giorni per riflettere? Cioè, magari c'è qualcosa che non ti è chiaro e quindi posso darti una mano io magari a capire quei 2 o 3 punti che non sono chiari. No, no, guarda, è tutto chiaro Giuliano, bla 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 bla. E quindi il cliente inizia a spiegarmi la mia proposta, inizia a spiegarmi tutto il pezzo del valore che gli sto dando, e quindi effettivamente capisco che ha capito che la mia offerta è superiore alle altre, perché me lo dice lui. Però mi dice altresì che lui non decide mai su 2 piedi, ha bisogno di qualche tempo di riflessione. E vabbè, ci sta, gli chiedo il tempo e dopodiché lo sentirò, ok? Quindi in questo modo ho chiarito. Quindi dovete sempre chiarire, non dovete subirla. Costa troppo? Come costa troppo? Ma no, ma noi sai, usiamo i materiali della NASA, quindi per quello che costa... No, non funziona così ragazzi, quindi costa troppo.
quanto avevi intenzione di investire? Subito, bam, domanda di chiusura. Ma sai, avevo intenzione di investire ma un 15% in meno. Quindi mi stai dicendo che questo 15% in meno per te è importante? Eh sì, perché effettivamente non ci arrivo a 20.000, ok? Arrivo a 17, ok? Andata. Cioè, se avete la possibilità, il margine di manovra, domanda di chiusura, bam, il cliente vi dà la cifra, gli date la mano e state in silenzio. Ok, dai, andata, per questo primo lavoro va bene così. A quel punto là vedete se quell'obiezione è vera, perché se il cliente si ritrae, vuol dire che era un costo troppo fasullo, vuol dire che c'è dell'altro. No, ma sai, no, in realtà, al di là del prezzo, devo parlare anche con il cane. Ah, va bene, incontriamo il cane. No, ma sai, però, anche mio cugino deve dirmi delle cose, perché anche lui ha a che fare con questo. Incontriamo tuo cugino. Cioè, adesso sto vaneggiando, ragazzi, però avete capito il ragionamento? Due, dovete avere gli script per gestirla. Cioè, se non riuscite ad anticiparla, andate in gestione, ok? Dovete essere preparati. Bene, quindi questo è il modo per distruggere qualsiasi tipo di obiezione. Le obiezioni non si distruggono, ma si gestiscono a proprio favore per chiudere di più. Se vuoi approfondire l'argomento, vatti a prendere delle obiezioni. Per il momento è tutto. Un saluto a Giuliano e Danieli. Stammi bene. Vi abbraccio tutti. Ciao!